Il quadrato nero sullo sfondo bianco è stato la prima forma di espressione della sensibilità non oggettiva. Quadrato uguale sensibilità, fondo bianco uguale il nulla, ciò che è fuori della sensibilità. Eppure la grande maggioranza della gente ha considerato l'assenza di oggetti come la fine dell'arte e non ha riconosciuto il fatto immediato della sensibilità divenuta forma. Il quadrato dei suprematisti e le forme che ne sono derivate si possono paragonare ai segni dell'uomo primitivo, che nel loro insieme non volevano illustrare, bensì rappresentare la sensibilità del ritmo. Il suprematismo non ha creato un mondo nuovo della sensibilità, ma una nuova rappresentazione immediata del mondo della sensibilità in senso generale. Il quadrato si muta per formare figure nuove, gli elementi delle quali si compongono in una maniera o in un'altra, secondo le norme della sensibilità ispiratrice. Se ci fermiamo a guardare una colonna antica, la cui costruzione, nel senso dell'utilità edilizia, è ormai priva di significato, in essa possiamo scoprire la forma di una sensibilità pura. Non la consideriamo più una necessità edilizia, ma un'opera d'arte. La vita pratica, la maniera di un vagabondo senza tetto, penetra in tutte le forme artistiche e crede di esserne il motivo e il fine. Il vagabondo non soggiorna però a lungo nello stesso posto e quando se ne va, cioè quando la valutazione pratica di un'opera d'arte non sembra più opportuna, l'opera d'arte riacquista il suo pieno valore. Nei musei vengono collocate e gelosamente custodite le opere dell'arte antica, non perché si voglia conservarle a scopi di uso pratico, ma per godere del loro eterno valore artistico. La differenza fra l'arte antica e quella nuova senza oggetto e senza utilità consiste nel fatto che il pieno valore artistico della prima viene riconosciuto soltanto quando la vita, in cerca di nuove utilità, l'abbandona, mentre l'elemento artistico non applicato della seconda corre davanti alla vita e sbarra la porta alla valutazione pratica. Ed ecco la nuova arte non oggettiva come espressione della sensibilità pura, che non tende a valori pratici, a idee, a nessuna terra promessa.